Lui mi ha chiesto di, come dire, dare un po' di istruzione della composizione del luogo. Ovviamente io posso dire quello che è la mia esperienza e quello che è stata la mia esperienza in questi anni, perché ormai seguo la scuola di preghiera di Guia da qualche anno. E, fatto un po' uno schema e vi racconto un po', appunto che cos'è, per me. La composizione del luogo per me è una frase preliminare della preghiera e però mi aiuta ad entrare nella preghiera stessa. E dopo aver letto più volte il brano, come abbiamo detto anche prima, e per me però è ancora meglio se riesco ad ascoltare la lettura del pezzo scelto. Chiudo gli occhi e mi immagino il luogo dove la scena si svolge. Infatti, durante la nostra scuola di preghiera, Guia ci propone sempre una selezione di opere d'arte, meravigliosa. Infatti, la ringrazio perché fa una selezione, una ricerca di queste immagini che sono veramente bellissime. E queste immagini di artisti nel corso della storia, liberano, l'immaginazione. Infatti, guardando queste opere, ci si può far guidare, da quello che gli artisti stessi hanno immaginato nelle loro epoche. E da lì posso, come dire, affidare anche la mia immaginazione. Questo potrebbe essere, come dire, una strada per liberare la nostra immaginazione. Oppure anche se il pezzo che leggiamo, ci dà qualche indicazione, cerco di entrare proprio nel paesaggio. Pensare alla natura che mi circonda, vedo se ci sono alberi o fiori, se la strada che sto percorrendo è in salita o ha ostacoli, oppure cerco di fare attenzione alle percezioni dei sensi, i profumi, gli odori, caldo, freddo, ascolto, non so, il rumore di un fiume o il canto degli uccelli, il fuggire magari di un animale selvatico. Posso fare attenzione se spira un vento freddo oppure una brezza piacevole o se sento il caldo del sole sulla pelle oppure un caldo o l'arroventarsi dell'aria magari spiacevole. E provo a descrivere quello che mi appare anche se sono in una stanza, in una casa. Gli arredi, gli oggetti di uso comune, i cibi sul fuoco serviti a tavola. Oppure, appunto, come sentivamo prima, come potrebbe essere grande il tempio e grandioso il tempio di Gerusalemme con le colonne, i marmi, l'oro, e in contrasto magari come fosse povera e campagnola la sinagoga di Cafarnao. Può capitare di riuscire a vedere anche dei piccoli dettagli e sentire come se quel posto, ci fossi stata veramente. E per me la composizione del luogo nella preghiera è un passaggio che ha richiesto un po' di tempo, cioè ci vuole un po' di allenamento. E però poi, la sensazione è proprio di viverlo, di vivere il luogo, e almeno nel tempo in cui siamo in preghiera. E per la mia esperienza, più riesco a vedere nei dettagli dove si svolge la scena, più mi sento nel vivo proprio della scena stessa e di conseguenza più il mio personaggio riesce ad essere più vicino a Gesù. Per cui per me l'immaginazione è come se il luogo appunto dell'immaginazione fosse una porta per la preghiera successiva. E non solo, se l'atmosfera della preghiera è un'atmosfera, cioè scusa, se l'atmosfera del luogo è un'atmosfera serena, anche la preghiera si svolgerà in modo tranquillo. È come quasi se l'ambiente immaginato desse proprio là alla mia preghiera. E inoltre c'è quest'altra, come dire, nota che mi accorgo che ogni volta che ritorno pregando sullo stesso brano, mi stupisco di come la scena si riproponga nello stesso modo e il luogo diventi sempre più conosciuto ed accogliente.
Per cui quanto più la preghiera in quel momento è stata ricca magari di spunti, di emozioni, tanto più ritornare sulla scena sarà familiare e però nello stesso tempo porterà ad indirizzarci su nuovi percorsi, su nuovi sentieri. Ecco, questo è quanto, come dire, ho sintetizzato della mia esperienza. E non so se sono stata abbastanza chiara, e poi ovviamente lo scritto di Guia è sicuramente più esaustivo, però insomma io ho scritto quanto appunto qual è la mia esperienza.